Questo è il Brasile, cioè San Paolo do Brasil, dove mio padre buonanima mi ha mandato a lavorare per un mio cugino ricco, l'ingegnere Carlo Batarazzi, che è proprietario di una fabbrica di jeans, una fabbrica che attualmente non fabbrica. Ed ecco la mia casa, è lì in fondo, ma proprio in fondo, un po' più là, un po' più là. Ho detto più in là, ecco! E questa è la mia strada nel quartiere italiano, tutta brava gente, odore di pomodori e melanzane. E adesso la mia casetta, ed è l'ora di andare al lavoro, diciamo. Pronto? Pronto? Peppino, quanto tempo ci metti a rispondere? Quanto manca al contatto? Al contatto mancano 20 minuti, passo e chiudo. Buongiorno, Peppino. Buongiorno, signora. Che gioventù. Scusi. Dica pure. Mi potrebbe dare un calcio? Come ha detto, scusi? Se per favore mi darebbe un calcio dietro. Ma è proprio sicuro che vuole un bel calcio? Alla macchina, non a me. Un calcio dietro al corpo. Alla macchina. Capisce. Grazie! Ma quanto ci mette ad arrivare, Peppino? Sempre il solito. Amore. Lucia. Lucia, no.
Per favore, Lucia, non è il momento adatto, oh, questo. Ma quando è il momento? Sono mesi che dici così. Con permesso, cara. Carlo, sai da quanto tempo noi non stiamo più insieme? Mettiti comoda. Hai ancora qualche minutino, perché non ne approfittiamo? Volpe 2 a Volpe 1, stabilizzare contatto. Volpe 2 a Volpe 1, sono in avvicinamento. Tra 10 minuti, dico 10, Volpe 2 starà sotto il portone di Volpe 1. A sta volpe vuole rispondere o no? Volpe 2 a Volpe 1, pronto per il contatto. Cambio finale, chiudo. Allora mi porti a letto? No. Ma come? È vero, te ne vai proprio? Sì, oggi ho molta fretta. Oh, ma su, rimani un altro po' con me, non ti pentirai. Mio marito non mi desidera più. Volpe 2 a Volpe 1, sono parcheggiato davanti al portone. E sono in attesa, tutto tranquillo. Volpe 2 e Volpe 1, sono in portineria, pronto per la fuga. Tutto ok. Strada deserta, nessuna traccia nemica. Arrivo, passo e chiudo. Vai a vedere se non c'è nessuno là fuori, vai. Sì, ingegner Carlo, stia tranquillo, ci penso io. Adesso. Non c'è anima viva! Presto! Ecco lì! Ingegnere in conto! Io lo faccio fallire! Questa è cambiare protesta! Mannaggia! Non ho visto nessuno! Corre! Oggi si erano nascosti bene, sti sorcioni! Vieni, corre! Dai, Peppino! Scappa! Con questi mininci! Dai! Scappi! Oggi ce l'ho fatta per un pelo. I creditori ormai sanno a che ora esco. Dobbiamo anticipare di mezz'ora. Secondo me è inutile. Quelli sotto casa tua ormai ci dormono. E oggi è venerdì. Lunedì scadono tutti i miei debiti. La Jeans and Blues dovrà chiudere. Povera fabbrica che papà fondò. È la fine. Non dire così. Io ti porto fortuna. La fortuna non serve più. Ormai sono rovinato. Ma quello è il direttore del Banco Universale. È proprio lui. Oddio. Fingi che non sai dove sono. Sì, disinvolto. Buongiorno, dottore. Oh, come va, signor Peppino? Molto bene, grazie. Ma dov'è l'ingegnere Carlo? L'ingegnere? Non dire cretinata. È sparito. Come è sparito? No, è partito, è in viaggio. Ah, già, già, ma spero che torni in tempo per pagare i suoi debiti con la banca. E lei sa che scadono proprio lunedì. Stia tranquillo, lunedì i soldi saranno nelle sue mani. Lo spero, un abbraccio. Se ne sta andando, ci ho saputo fare, eh? Ma come ti è venuto in mente? Con che paghiamo lunedì? Intanto lo abbiamo tranquillizzato. E dove troviamo i soldi? Fino a lunedì c'è tempo. Basta quella carriola! Che sta succedendo qui? Che roba si deve vedere? Cosa stiamo aspettando? Per favore, mi dà un calcio. Con grande piacere. Al cofano. Grazie tante. Pure la macchina masochista c'ha. Con oggi è un mese esatto che la nostra fabbrica non produce un jeans o una maglietta. E i creditori non ci danno tregua. Ma come sei pessimista, Carlo? Tu guarda se nessuno ci ha seguito! Sono già 15 giorni che abbiamo dato agli operai le ferie collettive. Lunedì devono tornare al lavoro e non abbiamo nessun ordinativo. È la fine. Entra, entra. Buongiorno, ingegnere. Signor Peppino. La corrispondenza di oggi. Sono quasi tutte fatture, Ti pareva. La fabbrica funziona a pieno vapore, siamo pieni di creativi, non sappiamo a chi dare il resto. E dalla prossima settimana faremo pure i turni di notte per rispettare le consegne. I soldi stanno entrando. Sì, sì, sappiamo che termine scade lunedì. Provvederemo. Sono quelli dell'Indaco Blu. Dicono che passeranno a via di fatto, se... Lunedì provvederemo, tranquilli.
I nervi. Gli hanno ceduto i nervi. Carlo. Il fisco, ingegnere. Carlo. O paghiamo le imposte arretrate entro lunedì prossimo o ci sequestrano tutti. Oddio. Siamo rovinati. No, è la nostra salvezza. Offriamo contratto per esportazione 300.000 pezzi jeans e giacche in Germania della South American del Brasile. Anticipo immediato del 30% sul valore totale alla firma del contratto. Aspetto ansioso arrivo ingegnere e sua gentile consorte. Sabato Hotel Gloria, Rio de Janeiro, distinti saluti Helmut Lachter. Evviva, siamo salvi! È vero, non delira. 300.000 pezzi di pantaloni... E giacche! Pantaloni e giacche! Peppino, sì. Peppino, tu devi andare a Rio de Janeiro immediatamente. A fare che? Prenota un posto in aereo, dobbiamo scoprire tutto rispetto a questo tale Lachter. Tutto cosa? Tutte le sue manie e i suoi gusti personali, non possiamo correre rischi. Noi dobbiamo firmare questo lascia contratto. Lascia fare a me, io ti porto fortuna. Certo, cuginetto. Pronto, ho bisogno di un posto sul primo aereo per Rio. Libero? Certo, signore. Dove andiamo? Grand Hotel Gloria. Grand Hotel. Lucia! Vieni qui! Ho delle grandi novità e voglio raccontarle solo a te. Oh, mia cara suocera, che bello vederla di nuovo qua. Mi dispiace, ma non posso dire la stessa cosa di te. Adesso devo andarmene. Che schifo. Spero di rivederla presto. Oltre che impotente, sei pazzo. Mamma, già te ne vai. Ciao. Oh, amore mio, è la prima volta che dai un bacio a mia madre. Mi stupisci. Ma sei sicuro di sentirti bene? Oggi bacerei anche un serpente, mia cara. Ti ho portato una grande notizia. Prepara le valigie perché domattina partiamo insieme per Rio de Janeiro. Rio. Vuole informazioni su Herr Lachter? Beh, sì, da molti anni è un nostro cliente abituale. Un uomo solidissimo, ricchissimo e molto generoso. E fa molti affari? Moltissimi, ma dicono che ami concludere i suoi affari più con le mogli dei clienti che con i clienti stessi. In che senso? Beh, sa, se ha voluto capire l'antifona... Io gliel'ho spiegata. Molte grazie. Posso lo... Arrivederci. Il signor Lachter. Sa come lo chiamiamo noi qui dell'albergo? Il mandrillo di fuoco. Neanche quando lavoravo in un albergo a ore ho mai cambiato tante lenzuole e asciugamani in una stanza come in quella del signor Lachter. Non si stanca mai e le vuole tutte sposate. Sarà una specie di vizio che vuole che le dica. Ehi! Glielo giuro. Ma davvero? Venga. Guardi laggiù in fondo alla strada. Li vede quei due? Sono marito e moglie. Lui fino all'anno scorso aveva una grande industria di confezioni, ma lei si rifiutò di andare a letto con il tedesco e il marito fallì. Ora sono in miseria e per vivere, poveracci, sono costretti a chiedere l'elemosina ai passanti. Lui canta vecchie canzonette e lei suona l'organetto. L'organetto. Domani andremo a Rio a firmare il contratto con un grande importatore tedesco. Finalmente la nostra luna di miele. E quando avrò firmato questo contratto riceverò in anticipo il 30%. E in denaro. Anch'io voglio un anticipo sulla luna di miele. Adesso. Proprio adesso. Aspetta. Ma lascia perdere il telefono. Pronto. So tutto, ho visto tutto e ho capito tutto. E firmerai il contratto? Sì, quello dipende da tua moglie, cioè... Se tu accetti, e se pure lei accetta. Lei? Lei chi? Accettare che cosa? Chi è che deve accettare e da chi? Senza andarci a letto, non c'è niente da fare. Come andarci a letto? Non capisco che c'entra il letto in questa storia. Andarci a letto? Con chi stai parlando, Carlo?
Ascoltami bene e capiscimi. Erlachter firma contratti soltanto con clienti sposati. Pensa tu. E qual è il problema? Mia moglie viene con... Ecco, questo è il busillis. Io al tuo posto non la porterei. Lachter, per firmare il contratto, pretenderebbe di accompagnarsi prima con tua moglie. E che vuole da lei? Indovina un po'. Per farci l'amore. Farci l'amore? Con chi? Non lo farà mai. Preferisco mille volte il fallimento che le corna. Guarda, fai quello che vuoi, ma pensa alla fabbrica. Io te l'ho detto, il mio dovere l'ho fatto. Non è che poi mi viene a dire che... Aspetta, mi è venuta un'idea. Allora, carino, che cos'è quest'idea? Me la racconti? Ti troverò un'altra moglie. Un'altra che? Ma sì, un'altra donna! Un'altra donna? Un'altra donna? Un'altra donna? Non possiamo perdere questo affare, Carlo. Inventa una scusa qualsiasi, Lucia viene qui da solo, in fondo anche per il suo bene. Anche per il suo bene? Anche per il mio bene. Oh, un'altra donna? Chi è? Io voglio saperlo. È per il tuo bene, proprio così. Io adesso attacco, a presto, ti saluto. Ciao, grazie, grazie per il suggerimento. Dove vai, carino? Dicevi che ti era venuta un'idea, perché non la facciamo insieme? Mi piacerebbe, ma purtroppo devo trovare una moglie. Per certe cose non ci sono solo le mogli, io so fare di meglio, conosco dei giochini. Lo so, ma il mio uomo è tedesco, è solo quello che vuole. Tu sei un conformista, borghese, razzista e pure ricchione. Sì? Chi era la donna con la quale stavi parlando? Non era nessuna donna, Lucia. Io amo solo te. Giura? Non vedo l'ora che arrivi domani. La nostra seconda luna di miele. Intanto ho avuto un'idea per far passare questa notte. Che ti sembra di provare a fare l'amore per un bel po' di volte? Solo per alcune. Una. Allora, coscia d'oro. Oh. Vai, e buon lavoro. Ehi, timidone. Sei così emozionato che non hai il coraggio di guardarmi? Allora, confessalo. Mi stavi aspettando? Io? No. Ah, no, no, cioè, sì. O meglio, io non ti voglio, ma mio cugino sì, lui è il mio principale, lui sì che ti vuole. Cioè, lui non vuole, ma chi vuole? Il tedesco, capisci? E mio cugino non lo lascia andare con Lucia, che fa, scherziamo? Vabbè che siamo emancipate, ma le corna sono sempre corna. D'altra parte, col tedesco, o così, o il contratto nicht nisba, valla a capire. Secondo me il tedesco è ambizioso, vuole solo mariti. Mariti? Insomma, Carlo ha bisogno di te per esaudire i desideri di questo tedesco maniaco. Al posto di sua moglie. Che tedesco curioso. Diciamo. E tu che c'entri in questa storia? Io? Niente. Io non c'entro niente, sono un semplice spettatore. Vuoi dire che rimarrai a guardare? Brava, hai capito tutto. Ah, tu farai il guardone mentre io, il tuo cuginetto e il tedesco maniaco... Esatto. Allora ci accordiamo. Ci accordiamo un bel corno, zozzone. Con chi credi di parlare? Oh, sei soltanto un guardone, calma, ruffiano e svergognato. Io sono una puttana onorata, che ti credi? Vattene via, brutto puzzone. Aspetta, ma casomai il puzzone è tedesco. Ma che c'è? Che volete da me? Io sono un uomo, un intermediario. Se vi calmate vi spiego tutto. Non sono io, ma il tedesco che ha idee strane. Che ci posso fare? E d'altra parte, se non facciamo così, quello non ci paga. Ma guarda, tu stai ieri. State fermi. Fermi, spacco il collo. Buonasera. Che sta succedendo? Questo è un maniaco e con lui non ci vado. Se non sbaglio, ti ho detto mille volte che non devi rifiutare nessun cliente. Ah, oh, ti ci sai mettere con una donna, eh? Ma che matto quello, si mette contro me. Adesso sono cavoli suoi. Preferisci che provi con te? Non te lo consiglio, cocco fresco. E dato che sono un pacifista, accetterò le tue scuse.
Ah! Ah! Poveraccio! Allora peggio per te! Ma che imbottito! Aspetta. Oddio! Io te t'ammazzo. Che uomo! Ha steso birra. Beata lei. No. Ciao, Joanna. Addio. Figlia mia, hai un culo che è una telenovela. Ti chiamerò al mio arrivo a Rio de Janeiro. E levati! Povera figlia mia! Come soffro! Carlo ha un'altra donna, mamma. Non mi è mai piaciuto questo tuo marito. Io non ho mai creduto a quell'uomo. Il tuo matrimonio mi è rimasto sempre qui in gola. Prima avevo già i miei sospetti, mamma, ma adesso ne ho l'assoluta certezza. Lui ha un'altra donna a Rio. Ah, che grande disgrazia. Un marito infedele, pazzo e impotente. Dovevo andarci anch'io a Rio de Janeiro, ma all'improvviso ha ricevuto una telefonata misteriosa e ha deciso di non portarmici più. Mamma, sembrava che parlasse in codice. In codice. Allora parole dette a metà. Domande strane e sibilline. Proprio così. Ah, figlia mia! È il codice dell'adulterio. Era quell'altra. E adesso che faccio, mamma? Ci sono qui io, tesoruccio mio. Tua madre ha un rimedio per tutto. Seguilo. Sorprendilo. E ammazzalo! È in partenza il volo delle 10:30 del ponte aereo Rio San Paolo, imbarco portone 1. È lui! Ecco, Carlo! Carletto, siamo qua! Che femmina, eh? Vieni, vieni a conoscere Joanna. Ecco tua moglie. Oh, maritino. Che moglie che si trova qui. Sembra una battuta. Aspetta. Vieni, non darete a chiacchiere. È una bellezza, non ti pare? Peppino, ma ti rendi conto chi mi hai portato? Questa ragazza è una puttana. Una puttana? Beh, ma cosa credevi che trovassi? Una vergine delle Molucche da offrire in sacrificio al tedesco? Lachter non ci cascherà mai. Capirà che non è mia moglie, è troppo tipica. Ci cascherà, vedrai, dopo che sarà passata per un salone di bellezza e per qualche boutique, Joanna si trasformerà in una vera signora. Ma guardala, non c'è da perdere la testa. E poi tu lo sai bene. Io ti porto fortuna. Non fare storie. Joanna. Amanda, oh, Ciccino, prendimi sotto braccio. Andate. Andate. Bella coppia, eh? È in arrivo il volo 430 proveniente da Brasile. Quello è mio cugino. Signor Batarazzi? Signor Batarazzi? Ah, signor Batarazzi, ecco le sue chiavi. Piano. Camera 801 per il signore e per la sua... signora. Grazie, grazie. È allo stesso piano di quella del suo segretario, come ha chiesto lei. Vai da lui, vai. Andiamo in camera, carino. Allora?
Ordina almeno un caffè per me. Sì. Un litro di caffè per l'ingegnere Batarazzi e signore in camera. Certamente, provvedi. E che sia portato subito. Mi raccomando. Senz'altro, signore. Riccardo. Il caffè è già in arrivo. Riccardo, ci siamo appena sposati. Grazie. E già guardi le donnacce come quella puttana. Chi è una donnaccia? Tu sei una donnaccia. Faccia qualcosa, lei. Ricordati, questa sei una donnaccia. Fermi. Cornuta. Basta. Beccati pure questo. Giovanna. Ti faccio vedere io che sono una donnaccia. Che guardi, brutto maleducato? Io sono una donna sposata. Ah, avanti, alzati, lascia perdere sto povero disgraziato. Ma mi guardava le cosce, non può farlo adesso che sono una signora. Una signora non si comporta così. Ma come si comporta? Dopo te lo spiego, adesso non ho tempo. Avanti, entra, entra. Ma che date un contegno e calmati, un contegno. E ti pare questo il modo di reagire? Lucia! Eh? Oddio, è la fine. Ma che strilli! Da me, in camera sua potrebbe essere pericoloso. Carlo, Carlino, Carluccio, Carletto! Dove mi trovo? Nella tua stanza. Lucia, sta venendo qui. Sta tranquillo, ho cambiato la mia stanza con la tua. Vedi, se nella camera ho un letto. Mio Dio, io lo sapevo che ci sarebbero stati guai. Sono fregato. Era preferibile il fallimento. Ah, non ti preoccupare, io resterò nell'appartamento matrimoniale qui a fianco. L'importante è che tu non esca prima di aver parlato con me, d'accordo? Mi posso fidare? Ma andiamo che siamo nervosi. Saluta il tuo maritino. Ciao! Preparati per la cena con l'Acter, 9 in punto. Per favore, l'ingegner Batarazzi. Certo, signora. Un momento solo che controllo il numero di stanza. Il signor Batarazzi ha occupato la suite 601. È appena arrivato, da 5 minuti. E ti devo annunciare... No, non si preoccupi. Io sono sua sorella. Capisco. L'ingegnere la sta aspettando? No, veramente no. Volevo fargli una sorpresa. Sarà passata per Rio. E per favore, saprebbe dirmi se mio fratello alloggia da solo? No, sta con sua moglie, sua cognata. E mi sembra una donna un po' agitata. Mi scusi. Ma per carità, è stato un piacere essermi scontrato con lei, gnädige Frau. Sebastian, ascoltami. Nome, cognome e indirizzo completo di quella dea. Immediatamente, signor Lachter. Sto aprendo! Calma! Oh, vedo che voi due non avete perso tempo, eh? Io lo cucino bene bene e tu te lo mangi! Dov'è mio marito? Lei è pazza! E allora chiama la polizia, cognatina! Io non sono sua cognata! Io so che mio marito sta qui! Lei è proprio pazza! Non può entrare armata nelle camere degli altri! T'ho detto di chiamare la polizia, perché non lo fai, cognatina? Io non sono sua cognata. Carlo, esci da lì! Ma che Carlo è Carlo? Lei dai numeri, non c'è nessun Carlo qui, ha sbagliato stanza. Io ho sbagliato stanza? Sei tu che hai sbagliato uomo, quello è mio marito. Carlo, esci immediatamente da lì o sfondo la porta con questo cannone. Sì, sono Batarazzi e voglio un caffè. Sto aspettando da mezz'ora. Camera 602. 602, è sicuro? Ma è chiaro che sono sicuro. O il signore crede che io non sappia in che camera mi trovo. Apri! Mm.
Il signore non è Carlo Batarazzi. Il mio nome è Batarazzi. Batarazzi? Non è Batarazzi. Ah, Batarazzi. P come puttana. Ma questo maledetto caffè arriva o non arriva? Oh, Lucia! Carlo! Amore mio! Lucia, presto, entra, entra! E io che avevo dubitato di te! Lachter, Finocchio, per questo non ti ho potuto portare con me, capisci? Che stupida sono stata. Pensa che pazza di gelosia, amore mio. Ma giura, questo tedesco è proprio Finocchio. Certo che è Finocchio, anzi finocchissimo della peggiore specie. Odia tutte le donne, tanto che se sospetta che io sono sposato non firmerà il contratto con me. Noi due non possiamo assolutamente essere visti insieme, è chiaro? Tranquillo, amore mio, non disturberò i tuoi affari per un solo momento. Ti aspetterò in un'altra camera. L'idea di un'altra stanza è ottima, proprio ottima. Prendi un'altra stanza, allora vai subito, amore mio, la salvezza della fabbrica. Su, vai, vai di corsa, Lucia. Va bene, però tu promettimi che poi ci scateniamo nella seconda luna di miele. Certo, io ti prometto quello che vuoi, basta che adesso te ne vai. Il tedesco ci può scoprire. Su, Lucia, vai via. Vai, vai, vai. Sarà una notte di fuoco. Di fuoco? Ti comprerò il più bel vestito del mondo. Voglio che tu faccia una bella figura col tedesco. Lascia fare a me. Io ho molto gusto. Vieni. Ho un po' di fretta. Joana! Guardi, brutto maleducato, io sono una donna sposata. Così impari. Meine Frau? Sebastian, corteggiamento numero 5, mossa numero 1. Esegue immediatamente, mein Herr. Jawohl. Ecco fatto. Ecco, queste sono le sue chiavi, signora. Grazie. Fiori, migliaia di fiori per una dea. La ringrazio, ma io sono allergica ai fiori. Oh, che peccato. Sebastian? Movimento numero 2. Vieni. Anche le dee hanno sete. Posso offrirle una coppa di champagne? Cinci! Perché? Vediamo se riusciamo a comprare questi vestiti. Comandi! Comandi il cavolo! Sono sempre Batarazzi! Che spelonca di albergo è questo? Quando arriva quel maledetto caffè che ho chiesto da più di un'ora? Se quel caffè non arriva nella mia stanza fra 5 minuti, io distruggo quest'albergo! Voglio il mio caffè!
Sicuro, signor ingegnere? Si sbrighi allora! Certo, ingegnere, sarà provveduto immediatamente. Servizio! Se tu non porti questo caffè immediatamente al 602, io prima ti ammazzo e poi ti licenzio! Sì. Sparisci! Il signore ha per caso una stanza appartata e tranquilla come una tomba? Non sia inopportuno, signore. Avvicinare così una donna sposata. Hai sentito, è sposata? Passiamo alla mossa numero 3. L'accerchiamento. La Meiner. Il vestito del signore è stato scelto. E adesso che vorrebbe per la signorina? Beh, un abitino da sera elegante, semplice, ma che mette in mostra le forme, eh? Proviamo, ne vediamo diverse e poi decidere. Ancora lei. Cominciate a provare, intanto cominciate a provare. Ma chi gli è preso? Oggi ci si incontra parecchio, eh? Ma quanto cammina questa? È stata per tutto. Ah! No, bruto, non riuscirai a violentarmi? Io sono vergine pura. È proprio brutta. E perché? Tu credi di essere tanto bello? Vieni qua! Mi stavi fischiando! Veramente ero venuta a comprare un paio di vestiti! Io già lo so, tu sei pazzo di me! Onestamente, signora, se qui c'è un pazzo, non sono io! Stai zitto, basta! Parla sottovoce, sottovoce! Mi hai convinto, audace, sconosciuto, sportaccione! No. Io sarò tua! Stuprami! No. Sì, questo mi piace. Che coincidenza! Le starà benissimo. Don't leave me! Pazzo sconosciuto! Ah, Peppino, che ti sembra? Bellissimo, bellissimo. Guarda. Sono 100.000. Che succede? 100.000. Ammazza quanto costa! Via, un'americana, andiamo! Non giri così! Ti adoro, mi hai fatto sentire una puttana! Aspettami! My love! Darling! Eccola! Non lo soffrire! My love! Get away! Move! Pure tu! Tanto con te non ci sto! Vattene! Vattene! Aia! Avvicinati, Peppino, perché sei mio! Che vestiti a terra! Sei mio! Signora!
bisogno di uno psicanalista che l'aiuti a vincere questa timidezza. Sì, darling. Peppino! La dea sconosciuta non mi sfuggirà. È un gioco che mi eccita. Finalmente ti ho trovata, dea meravigliosa. Non puoi sfuggire per sempre all'amore. Io sono il tuo dio Pan. Addio, mondo crudele. Mi hai lasciato per un ragioniere. Sorpresa! Oh, 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 oh. Oh. Ciao! Ci rivedremo lassù. Oh, sento il tuo profumo, Deo Beffarda! Questo è proprio matto? Oh, 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 rivedo il tuo splendore, Venere bionda. Sto arrivando, Venere selvaggia. Oh, verdammt scheiße. Scusi tanto, non volevo disturbarla, si alzi. Ecco, metta la pistola alla tempia così. Bravo, le auguro un felice suicidio, ya? Grazie. Una signora è uscita di qua. Oh, dankeschön. Continui pure, io sono solo di passaggio. Mi scusi tanto, Frau Liebe, è veramente un gradevole equivoco, anzi gradevolissimo. Questo albergo diventa ogni giorno più simpatico. Ma che porcheria di hotel è questo che ci vogliono più di 3 ore per servire un caffè a un cliente? Lo desidera proprio. Come lo desidero? Io non lo desidero, lo bramo, me lo sogno la notte e pretendo che quel benedetto caffè sia portato nella mia stanza in un secondo! Portatemi il caffè! Allora, perché non gli porti questo maledetto caffè? Vai! Via libera. Andiamo a cambiarci, se no mi becco una polpovite. My love! Io ti strapperò a lei! Oh. Aspettami, honey, io sono molto ricca! Ho il petrolio nel Texas, ti coprirò d'oro, sarò la tua schiava!
Aiuto! Fatemi uscire da qui! La porta non si apre! Aiuto! Peppino! Peppino! Che te l'ho chiusa anche la bocca. Patrizia, cosa fai in braccio ad un estraneo? E tu che fai nell'armadio con questa donnaccia? Ci risiamo! Joana, dammi! Non ricominciare! Non ricominciare! Tu niente, è un'altra volta! Aspettami! Non ti vedo, no! Wait! Get out of my way, you! Riccardo, ti sei nascosto un'altra volta dentro l'armadio, apri! Non ci riesco, sono chiusa dentro, cerca l'aiuto di qualcuno! Aiuto! Quell'imbecille di mio marito si è chiuso nell'armadio! Fatemi uscire! Soffro di claustrofobia! Oh, l'ho fatta! Sei mia! Sì, amore! Oh. Il caffè! Io voglio il caffè! Perché non arriva questo caffè? Tu! Tu! Il caffè! O tu porti subito il caffè, o io ti strozzo con le mie mani, incapace! Peppino, manca un'ora. Vado a farmi un bagno. Niente, me l'ha venduto troppo largo. Beh, non ti piaccio? Dimmi qualcosa. Scarpe?
calze. Garrettiere. Così? Mutandine. Laxter ci sta aspettando per la cena. Andiamo, su. Mi chiamano Mimi. La pazza! Open the door! Apri! Ci ha scoperti! Open! Io te ne stacco ste mani! Vieni, Joanna, corri! Questa è capace di tutto! Ci fa fare pure tardi, corri! Adesso è veramente un addio. Addio mondo, crudele, senza cuore. Addio. Che casino. Non ce la faccio più. Che vita questa. E vabbè. Forza di lavarti. Ma hai paura a stare con me? È passato un uomo alto, bello come un arcangelo? Sì, è passato. Ma tutti qui dovete Dove? Passare. Dove? My love! È l'ultima volta che entrate nella mia stanza! Way. You get out of my way too! Adesso finalmente sarai mio! È diventata una croce! Se ti rincontro ti faccio nera! Lascia perdere quella! È Riccardo! E leviti di torno! Ah! Oh, mi rapisci come una croce in mezzo!
spingi! Dove mi porterai? Nel bosco incantato! Quanto pesa! Zitta! No. Stai zitta! Tieni, metti questo cappuccio! Buona! Ferma! T'ho incastrata stavolta! L'animaccia sua! Questa porta si è bloccata un'altra volta. Che bella luna di miele. Certo che sei proprio un maschio. Sì, io lo sono, sì. Cerca qualcuno per aiutarmi. Ah, puoi giurarci che ne trovo uno. Il primo che capita, parola mia. Mi scusi, può non credermi, ma mio marito è rimasto prigioniero un'altra volta nel bagno. Non ce la faccio più. Neanche io. Patrizia, Patrizia, hai trovato qualcuno? L'hai trovato sì o no? Perché non rispondi? Ma che stai facendo? Patrizia, aiuto! Mi sta venendo un terribile mal di testa e un prurito in fronte. Su, ecco questo piccolo presente per rinfrescare la sua memoria. Dove abita e come si chiama quella dea bionda? Appartamento 603. Il suo nome è Lucia. E credo che adesso sia sola in camera. La chiami subito. Sono impaziente di udire la sua voce. Sebastian, che ora sono? Per me è appena nata l'ora del desiderio. Sono le 8 e l'acter, l'ingegner Batarazzi e la sua gentile consorte si staranno già avviando per la cena. Non andrò più a quella cena, Sebastian. Quella dea di nome Lucia mi ha letteralmente sconvolto. Devo possederla questa notte stessa. Sai che ti dico? Sarai tu a prendere il mio posto e fingere di essere io. Io? Ya? Ya! Sta chiamando. Ah, danke. Prego. E tu vatti a preparare che sei già in ritardo. Chiama in aereo. Oh. Allo, sei tu, amore mio? Sì, sono Dionisio e Bacco insieme. Pronto, chi parla? L'amore, mia dea. Per favore, Carlo, non lasciarmi sola. Ho bisogno di stare vicino a te. Ma lo sai, non posso portarti con me a cena. Il tedesco odia le donne. Non me lo perdonerebbe mai e finirebbe per non firmare il contratto. Torna nella tua stanza. No, ho troppa paura per rimanere sola. Allora rimango qui. No! No! No, qui non puoi. Il tedesco potrebbe scoprirlo. Vieni, ti riaccompagni in camera tua. Per favore, amore, Carlo, dammi ascolto, per favore. Così mi lasci al mio destino. Ma che dici? Io sono fatta di carne. Lucia! E adesso hai il coraggio di presentarti con questo maledetto caffè? Ora non lo voglio più, portalo indietro. Su, Lucia, torna nella tua stanza, vai. Oh, Carlo. Non lo voglio più. Carlo!
Peppino! Peppino! Fa qualche cosa, porta Lucia in camera. Stai calmo, adesso ci penso io a risolvere la situazione. Lascia fare a me, io ti porto fortuna. Fortuna? Tu mi porti disgrazie e poi ne parleremo dopo di questo finocchio. Fai parlare lui piuttosto del contratto. Se esco vivo da questa situazione ti sbatto fuori dalla fabbrica. Te lo giuro e te ne torni al paese. Al paese? Posso osare di offrirle qualcosa? Un whisky. Oh. Solo per dimenticare un attimo mio marito. Se me la paghi! Ma possibile che mi abbiano ingannato sul frocione? Alla sua bellezza. Alla sua inutile ostinazione. Oh. Troppo larghi, troppo larghi. Oh, oddio, ci mancava pure questo. Un bocconcino a te, un bocconcino a me. Pina, quello mi ammazza. Bravo. Ed ora un bocconcino a te. Salve, gente. Ci sono anch'io adesso, disturbo? Lasciami lavorare in pace, ragazzina. Oh, un bocconcino a te. Adesso brindo alla passione. Alla castità. Carlo! Carlo! Sono io, Peppino! Hai firmato il contratto? No! Allora ripasso dopo! Dopo! Peppino! Che? Peppino! Guarda chi sta arrivando! Guarda! Perché non lo so! Non lo so! Beh, ora devo proprio ritirarmi come Cenerentola. Io ritroverò la tua scarpina di cristallo. Mia piccola e misteriosa Cenerentola. Ma perché sei così preoccupato? Perché noi non abbiamo ancora parlato del contratto. Beh, se dobbiamo parlare d'affari, allora è meglio salire in camera mia. No! Di quei due, sembrano due che... Non abbiamo ancora definito i termini e poi possiamo firmare il contratto qui. No, mai. E poi io ci tengo molto alla mia privacy. E oltretutto, quando studieremo i termini intimamente uno per uno, io sono terribile. Me l'avevano già detto, ma in un altro modo. Ah, allora andiamo a concludere. Mi sento tutto un bollore. Sono sicura che accetterai ogni clausola e alla fine firmerai in basso. Non ce la faccio più. Mi sento un baccalà. Sapevo che saresti tornato. Oh, oddio, questo è scema. Ma che vuoi? Che ti c'è? Che ti vuole? Joana, aiuta. Lasciami i capelli. Violentami. Strappami tutta. Questo è proprio scema. Siedete, spogliami. Come stai fare tu? Ma che spoglia? Bella! No, no, no! Oddio, la corazzata, proprio occhi! Salve. Oh, ma sei proprio recidivo, picchi solo le donne. Bravo, non ti è bastata l'ultima lezione. Vediamo che vuole. Beh? My love, non morire, parlami ancora una volta. Rispondimi. Non toccare lui. Pettimi di nuovo, ti coprirò d'oro. Mi piace essere trattata come una prostituta. Sì, si può fare. Ti piace così? Non riuscirai a prendermi, se non stare. Oh no, per favore. Perché no? La notte è fatta per amare. Non mi sfuggirai più. Ti ho presa.
Adesso sei mio. Oh. Sei la mia Cenerentola che trasformerò in regina. Dio guardo che sono sposata. Sapere che sei la donna di un altro uomo mi dà ancora più piacere. Adorabile creatura. Touché. Il contratto. Ti fa molto male, Peppino? Adesso cerco di curarti io. Sei soddisfatto del contratto, caro? Molto, mi dispiace di non averti dedicato più tempo. Lo so, ma gli affari sono affari. Sì. Che hai? Stai scomodo? No, va tutto bene. Forse c'è una molla rotta. Può darsi, forse c'è qualcosa di rotto. Vai subito a trovare un taxi per l'aeroporto. Lovely. Con questo ho risolto. Che uomo, altro che Rambo. Mi raccomando, Coscia d'Oro. Guarda chi c'è, è tornata! Finalmente! E con lei c'è quello che ha menato a Bira. Adesso sì che avevo contattura per davvero. Ciao! Ehi, ragazze! Ciao, tesoro, salve. Sentivo molto mancata. Sono ancora qui, visto? Ciao. Ciao! Ciao! Lavorate, lavorate! Ma, finché dura...